qua con un nuovo video. Allora, nel video di oggi andiamo a utilizzare Photoshop e andiamo a creare un biglietto fotografico, ma molto semplice. Ed è un video che può essere sempre utile per fare qualsiasi idea. Intanto noi andiamo ad aprire Photoshop. Allora, il biglietto sarà un biglietto pieghevole che sarà un 10x15 chiuso, quindi aperto sarà 20x15. Andiamo ad aprirci Photoshop e andiamo a crearci la misura del biglietto aperto. Quindi andiamo a fare 20x15. 20x15. Essendo un file che andrà per la stampa, noi andiamo a metterci CMYK e 300 di risoluzione. Il contenuto lo lasciamo bianco. E poi andiamo a riempirlo, gli diamo crea. Ok, per prima cosa andiamo sempre a sbloccare il livello e andiamo a mettere il righello qui al centro, in modo che sappiamo che questo è il fronte e questa è la parte di retro, diciamo, del pieghevole, quindi che quando si piega è l'altro lato, non l'interno, perché per fare l'interno dovete fare prima il fronte e poi il retro, però noi andiamo a fare solo la parte esterna, quindi questo è il retro esterno, mentre questo è il fronte esterno. Se non vi trovate i righelli, vi ricordo che per attivare i righelli dovete andare su Visualizza righelli. Ok, andiamo a realizzare adesso andiamo a prendere lo strumento forma qui, strumento rettangolo. E andiamo a creare un rettangolo che va da qua a qua. Andiamo a togliere la traccia e andiamo a metterci un riempimento che poi dopo coloreremo, però adesso serve giusto a crearci la grafica. Andiamo a prendere lo strumento ellisse e andiamo a creare degli ellisse. Andiamo a riempire sempre pure questo. Andiamo a fare in questo modo. Questo qui lo andiamo a fare bianco. Ok, così. Prima di fare tutto il resto me lo controllo, quindi mi vado a mettere questo, duplichiamo e me lo vado a portare qua. Seleziono questo con Shift, mi duplico questi livelli e me li porto qua. Vedete, mi seleziono di nuovo tutto quanto premendo Shift, duplichiamo e me lo porto qua, sempre premendo Shift. Mi vado a cancellare questi qui che escono qua e questi qua li lascio qui. Intanto mi vado a mettere più vicino qua, vedete, perché altrimenti la forma non è la stessa. Mi vado a unire un po' più qua, vado a mettermi una riga, vedete, in questo modo, così io so di quanto spazio devo lasciare, vedete, per farlo uguale. Vedete, spostiamo gli ellissi. Ok, vedete, in questo modo lo facciamo della stessa altezza. Ok, ecco qua. Adesso mi vado a selezionare tutto, vedete, e vado a fare unisci forme. Ok, ora premendo command qui, vedete, vado sulla forma qua e vado a fare la maschera. No. E vado a fare selezione inversa e vado a fare la maschera, ecco qua, vedete, in modo che togliamo intanto questo, abbiamo la forma come l'abbiamo costruita. Qui possiamo anche un po' allungare premendo Shift in modo che rimane uguale e lasciare la forma uguale da tutte e due. Ok, ora vado a farmi file nuovo e questa volta me lo faccio quadrato, quindi anche 10x10 che ho qui. Quindi vado a creare dei rettangoli in questo modo e li vado a fare, tolgo la traccia, il riempimento, vado a fare, vedete, un colore tenue e gli do ok. Continuo, facciamo così perché lo voglio fare ancora più chiaro.
Ok, lo metto qua, duplichiamo e questo me lo sposto qua. Ora questo qua me lo vado a fare di un altro colore, semplicemente per tenerlo di riferimento. Ok, adesso però volevo fare una cosa, volevo andare su filtro, fluidifica, gli diamo rasterizza, converti in oggetto avanzato, gli diamo ok e facciamo un movimento del genere, vedete? Gli diamo ok. Voglio andare a fare stessa cosa su questo, quindi vado a fare fluidifica, vedete? Che già avevo fatto prima, me lo sposto di qua, ok. Vado adesso a fare duplica e mi vado a portare, vedete, questi, però questi devono andare sotto agli altri livelli. Ok, mi vado a duplicare tutto, vedete, e me lo sposto qui. Duplichiamo, poi dopo andiamo a metterlo sotto, intanto ci duplichiamo tutto. Ok, intanto questo lo vado a spostare sotto all'altro livello. Vediamo qual è. Ok, andiamo. Ok, vedete, andiamo a fare questo. Però uno, facciamolo un po' più. Ok. Ci duplichiamo tutti questi livelli fino a dove arriviamo, duplichiamo e lo spostiamo di qua. Andiamo a cancellare quello che è in più. Ok, qua lo spostiamo, questo lo facciamo così. Ehi, che cottura. Ok, ora andiamo a fare, andiamo a unire il tutto. Ecco qua, andiamo a fare unisci visibili. Ok, ce l'ha tagliato, sblocchiamo. Ok, e andiamo ad applicare un pattern. Andiamo a mettere come pattern effetto erba che abbiamo già di Photoshop. Qui andiamo a mettere, vedete, sovrapponi e abbassate un po' l'opacità, semplicemente per dare quell'effetto di, diciamo, un po' vintage, e gli diamo ok. Fatto questo, andiamo su modifica, definisci pattern e scriviamolo vintage rosa azzurro, e gli diamo ok. Torniamo qua, andiamo qui, devo andare a fare livello rasterizza la forma, ok, in modo che diventa rasterizzato. Andiamo su sovrapposizione pattern e non dobbiamo mettere sovrapponi, ma normale, e lo mettiamo intanto al 100%. Andiamo sotto e andiamo a metterci, vedete, il pattern che abbiamo realizzato. Qua possiamo decidere anche la scala e la gli diamo ok. Ora andiamo a realizzarci un cerchio, quindi andiamo qui nello strumento forme e andiamo a crearci un cerchio dove all'interno ci andrà una foto. Quindi intanto mettiamo così e andiamo a metterlo blu, dove qui andremo a mettere una foto. Mi vado a selezionare, vedete qui, prendo la freccia esposta e come vedete, facendo così mi compare il centro. Poi riprendo la selezione per non toccare nulla. E qui mi sposto in questo modo. Ok, fatto questo, adesso mi vado a prendere un'immagine di cuore e vado a inserirla qui dentro. Ok, questo è il cuore che io ho preso. Mi prendo la bacchetta magica e mettiamo qua 100. E vado a selezionarmi il cuore. Vado a fare modifica, copia. Torniamo qua, vado a fare modifica e incolla. Mi vado a mettere un cuoricino qua,
rimpiccioliamolo e poi vado su sovrapposizione colore e gli vado a dare un colore. Vado a dare anche un rosa chiaro e gli do ok. Duplichiamo questo cuore e me lo vado a spostare di qua, lo rimpiccioliamo pure e ne va a dare sovrapposizione colore e gli vado a dare un celeste. Gli do ok. Vado su strumento rettangolo e mi vado a creare un rettangolo qui, tolgo riempimento, la traccia, tolgo la traccia e metto il riempimento, vado a mettere un colore un po' più scuro che posso tranquillamente scegliere così e mettiamo scritto nonno auguri e mettiamo il pallino, mettiamo centrato, andiamo su carattere e ovviamente premendo qua andate a ingrandire il carattere, andiamo a mettere il carattere qui centrato e qui andiamo a darlo come colore bianco. Allarghiamo un po' questo ed ecco qua. Qui scriviamo tanti auguri, andiamo a mettere un colore anche un blu scuro intanto e andiamo a cambiare il carattere. Dalla tua nipotina ingrandiamo e mettiamo auto qui, lo mettiamo qua e qui andiamo a fare la stessa cosa, ci selezioniamo fino alla riga. Andiamo qua, prendiamo la freccia esposta ed ecco il centro fatto. Deselezioniamo, andiamo a prendere la freccia esposta e andiamo a incentrarci questo. Ora per finire andiamo a inserire la foto. Io vado a fare file, inserisci. Ho preso una foto da internet giusto per fare una prova, ma voi utilizzerete le vostre foto. Andiamo a metterlo qua e andiamo a mettere la foto sopra il cerchio. Quindi andiamo a fare qua, crea maschera di ritaglio, rimpiccioliamolo, non troppo altrimenti il cerchio si vede e lo mettiamo qua. Duplichiamo intanto questo cerchio, quindi rifacciamo la maschera di ritaglio sopra questa. La forma che è sotto la allarghiamo, vedete, premendo verso l'alto per dare questo effetto un po' di 3D. Andiamo adesso a cliccare sulla forma e qui potete andare a giocare con i colori, vedete? Andiamo a duplicare questo, vedete? E andiamo a fare quest'altra forma. Torniamo sulla forma e andiamo a cambiare il colore. Su questa foto, quindi sulla forma che sta qua, andiamo ad applicare una traccia bianca e poi un'ombra esterna. Ed ecco qui il nostro biglietto. Per finire, voi qua potete anche andare ad mettere una sovrapposizione colore e andare a mettere un colore di sfondo. Voglio andare a creare anche qui, andiamo a fare una traccia e come traccia io qua vado a mettere un bianco, vedete? Faccio qua e poi faccio ombra esterna. Ed ecco qua. Vedete, abbiamo creato questo biglietto particolare e creativo. Spero che questo video vi possa essere utile e per qualsiasi informazione, per qualsiasi domanda, scrivetemi nel box di ogni video che trovate, perché se avete domande inerenti al video, preferisco che me lo diciate sotto il video corrispondente, perché mi è più semplice rivedere il video
dove state dicendo il problema. Un'altra cosa di cui vi ricordo, io ho un gruppo su Facebook dove potete entrare con una sola regola, quello di essere attivi settimanalmente, quindi una volta a settimana minimo potete scrivere quello che volete, anche un saluto e tutto quanto, però dovete essere attivi. Con questo vi saluto, il video è finito e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti!